percorrendo la strada di fondovalle che collega San Fele ai laghi di Monticchio. Passeremo da Monticchio Bagni, dove ci sono le sorgenti della omonima acqua minerale. E tra 8 minuti circa saremo dentro il vulcano spento del Vulture e scopriremo questi due laghi e l'abbazia di San Michele Arcangelo. Oggi sono due laghi attigui divisi da una striscia di terra. Questo è stato anche il regno incontrastato del supremo capo del brigantaggio Carmine Crocco. Qui si riuniva la banda, qui era difficile per carabinieri, guardia civile, bersaglieri riuscire a stararvi. Un posto stupendo, magnifico, circondato da una vegetazione rigogliosa e in cima a tutto l'abbazia di San Michele. Qualche notizia in più sui laghi di Monticchio, i gemelli come li chiamano qui. La loro origine ci riporta all'epoca quaternaria, circa 2,58 milioni di anni fa, allorquando i due crateri vulcanici si spensero definitivamente per dare vita nel tempo a questa meraviglia lacustre. I laghi di Monticchio sono di forma ellittica, separati da una lingua di terra larga 215 metri. Il lago più grande ha un'area di 380.000 metri quadri, una circonferenza lunga circa 3 km e presenta una cavità centrale a forma di imbuto. Due parole anche sulla vegetazione, che è di selvaggia bellezza. Una foresta che dalla cima del monte precipita nel lago, fitta di ontani, cerri, pioppi, salici, zigoli, mentre l'acqua è l'habitat perfetto per la carpa, il triotto, la tinca, la trota, ma anche anguille, anfibi, rettili. È l'alborella, una specie locale che da alcuni anni si è ridotta in maniera drastica e che purtroppo è indice dell'alterazione ambientale. Volgendo lo sguardo al cielo invece vediamo solcare i nibbi, i nibbi reali, i capovaccari, gli sparvieri, i corvi imperiali e le poiane. A pelo d'acqua invece sfrecciano le libellule, i tricotteri e le gerride. La profondità media dei laghi oscilla tra i 36 e i 38 metri. Il più piccolo dei due è anche il prediletto dai turisti per la sua avvenenza, ha una superficie di 160.000 metri quadri con una circonferenza di 1.800 metri e sorge a quota 658, 2 metri più in alto del fratello gemello, nel quale si riversano le acque
provenienti da una sorgente di profondità tramite un affluente. Siamo a bordo dell'imbarcazione 21, l'aria è fresca e si respira un'atmosfera particolare, sia per la bellezza del posto, sia per la sua storia, legata in maniera molto forte, a doppio filo, con il cosiddetto brigantaggio lucano, che qui, proprio per le caratteristiche del posto, come potete ben vedere, si prestava per rifugio e anche per ricaricare le batterie in attesa delle nuove prodezze, delle nuove missioni. Un vulcano diventato acqua che viene vigilato dall'alto, dall'abbazia di San Michele Arcangelo, tutta bianca, con la sua storia e con la sua bellezza. Ma a dominare la scena è l'abbazia di San Michele Arcangelo, che risalirebbe all'VIII secolo d.C., ma le sue origini sono decisamente più antiche, in quanto sorta inglobando la grotta Tufacia, luogo di culto, nel IV-III secolo a.C., nella quale furono rinvenuti oggetti votivi. Prima i monaci basiliani, poi fu la volta dei benedettini fino al 1456, quindi i cappuccini, questi gli ordini che resero viva spiritualmente l'abbazia, infine l'ordine militare costantiniano. Ma cosa c'è nell'abbazia? Al suo interno una chiesa del Settecento e la cappella appunto dedicata a San Michele Arcangelo con affreschi risalenti all'XI secolo. Il Monte Vulture svetta sui paesi vicini, Rio Nero, Melfi, Atella, ed è stata anche base strategica per i componenti, le bande cosiddette fuorilegge dal governo piemontese, di Carmine Crocco, Ninco Nanco, Giuseppe Caruso, Caporal Teodoro e Giovanni Coppa Fortunato. Il luogo dove per i bersaglieri e guardia civica non c'era possibilità alcuna di uscirne vivi. Si dice che Carmine Crocco addirittura avesse un passaggio segreto che lo portava dall'abbazia all'esterno del monte allorquando si sentiva accerchiato. Tuttavia il Monte Vulture era il regno incontrastato e invalicabile dei briganti, come chiamavano alcuni, mentre di eroi e uomini della resistenza per altri. Ma questo accadeva 160 anni fa. Gli uomini sono passati, i laghi sono ancora lì, i testimoni di una pagina della storia lucana e d'Italia. Siamo in compagnia del signor Antonio, lei è un po' il Caronte qui perché ha tutte le imbarcazioni. Sì. Questi laghi di Monticchio hanno una caratteristica particolare, mi stava dicendo? Sì, c'è una caratteristica, queste sono acque sorgenti di acqua minerale, c'è una profondità di 40 metri,
e la parte più profonda si trova su questo lato a sinistra, sì, è abbastanza profondo, 40 metri ci sono di profondità. E ci sono, e lì sono le acque sorgive termali? Sorgive acque minerali, essenzialmente. Si solleva, c'è un canale che porta l'acqua al Lago Grande. Si diceva prima che questa è stata zona anche di rifugio dei briganti, cosiddetti, il Carmine Crocco era di casa qui, no? Sì, aveva un rifugio con una taverna che oltrepassava le colline e usciva sul lato di Rio Nero. Sulla Bazia aveva una grotta che usciva dall'altra parte. Quindi era una via di fuga, un nascondino particolare. Nella zona i brigantaggi avevano diverse tane, diverse grotte che Era difficile per i bersaglieri, per la Guardia Civile venirle a trovare qui, anche perché qui poi si rifornivano anche di acqua e di cibo. Fosse ricca la zona sul Lago Grande, che c'era abbastanza animali, no? Abbastanza seminativo. Seminativo anche. E che cosa? Che tipo di? Di patate, ortaggi, peperoni, insomma, veniva coltivato in questa maniera. Avevano modo di rifornirsi per tutto l'anno, capito? C'è una cosa in particolare che ricorda, che le è successa, che è successa qui, che le è rimasta impressa? L'avvenimento quando è successo il terremoto. Ero qui presente. E che è successo? Niente, l'acqua si è diventata torbida, marrone, era stata una cosa spaventosa. Quindi era impressionante perché sembrava che il movimento c'era del terreno. Si è comunque sfogato tutto nei laghi, questo gas. Questo gas che c'era. Bene, io la ringrazio. Di niente. E buona continuazione di questa bella. Credo che sia anche rilassante. Sì, rilassante, troppo rilassante. Qualche volta è successo qualcuno che è andato a soccorrerli? Sì, è successo qualche cosa, ma più che altro una signora molto alta, molto era tedesca questa qui. Non so, si voleva annegare, si voleva ammazzare. Ah, aveva deciso che questo era il suo ultimo viaggio. E l'abbiamo salvato due volte. E come l'avete capito che si voleva? L'abbiamo messo in acqua. Ah, si era messo buttato in acqua? Sì, si era buttato in acqua e abbiamo soccorso. Non si capiva niente perché era tedesca. Ma certo che finché poi l'avete raggiunta. Sì, abbiamo raggiunto quell'angolo lì perché si sono sentiti dei gridi. Ah. E siamo soccorso. Abbiamo salvato, messo sulla barca, portato a terra. Questa si è alzata e si è buttata un'altra volta. Non c'era verso di farle cambiare idea. Va bene, io ringrazio ancora. Auguri. Di niente, grazie. Grazie per la collaborazione. Grazie. Stia bene, arrivederci. Grazie. Merita di essere visitato questo posto, così come tutta la Basilicata, che si è guadagnato sicuramente il titolo di regione verde più verde, di solito contraddistinta dall'Umbria.
mare Adriatico, ci troviamo in provincia di Brindisi, esattamente a Lido Morelli o Morello, dipende, prende il nome dal fiume sotterraneo che sfocia proprio qui, tra Torre Canne e Rosa Marina. Una visione bellissima di sabbia con dune secolari alle mie spalle e della sabbia nera che sembrerebbe bitume, ma così non è, perché è la polvere di lava che ha fatto un lungo viaggio, forse di via mare ovviamente, dal Monte Vulture al fiume Ofanto, che poi sfocia nell'Adriatico, e le correnti da nord hanno trasferito proprio la sabbia nera del vulcano, parliamo del Monte Vulture, quindi laghi di Monticchio, dopo un lungo cammino, una lunga navigazione, proprio qui su queste spiagge. Ed è un luogo incontaminato perché questo fiume sotterraneo che poi porta quest'acqua freddissima pare provenga da Gioia del Colle, quindi dopo un lungo percorso sotterraneo arriva qui. Ed è un percorso fantastico da fare a piedi, un paradiso anche per i surfisti e per chi ama la natura. Allora, il nostro servizio sui laghi di Monticchio e il Monte Vulture, il vulcano, finisce qui con la foce del fiume Morelli e giù in lontananza nella nebbia del tramonto, della bru, il Monte San Nicola, siamo già in territorio di Monopoli, e con queste dune secolari che fanno da cornice a questo spettacolare quadro naturale. Dall'altro lato invece le dune proseguono ancora per un po' fino a Rosa Marina, arriviamo quasi in territorio di Ostuni, dove poi comincia la costa merlata, che cambia completamente aspetto perché diventa tutta scogliera con colori fantastici del fondale marino.